un sintomo di cui si è parlato e che è considerato poco grave, mentre è molto fastidioso la perdita dell'olfatto, che può essere molto grave perché non ci si accorge se qualcosa va a fuoco, se un cibo è avariato. Si è capito come mai si perde l'olfatto? Ora, perché avvenga non è veramente chiaro, però l'olfatto è anche uno dei nostri sensi meno conosciuti. Sappiamo come funziona la base, cioè quando noi inaliamo l'aria, entrano nel naso molecole, anche molecole odorose, che vanno a legarsi a delle specie di tentacolini che appartengono alle cellule nervose dell'olfatto che si trovano nella cavità nasale. In conseguenza di questo legame, le cellule nervose mandano un segnale al cervello che ci restituisce quindi la sensazione di aver percepito un odore. Quante di queste cellule abbiamo? Tante, si parla di 12 milioni, divise in 300 tipi diversi, ognuno specializzato a captare certi odori. Tutto questo fa di noi, nel mondo animale, dei discreti annusatori. Non siamo bravi come i segugi, che hanno 800 tipi di cellule olfattive diverse, però ci difendiamo. E poi a certi odori siamo davvero molto sensibili.